Salve a tutti, buonasera e bentornati a Parliamoci Chiaro. È iniziata l'era di Autolinee Toscane. Dal 1 novembre scorso l'azienda, controllata dal gruppo francese RATEPE, è subentrata nella gestione del trasporto pubblico locale in Toscana. Una svolta epocale per la nostra regione, per Prato, dove il servizio è stato gestito per oltre 70 anni da CAP. Qual è stato l'impatto con il passaggio di consegne? Cosa cambierà? Quali novità si concretizzeranno nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni? Ne parliamo questa sera proprio con i vertici di Autolinee Toscane. Ringrazio per essere qui presente stasera il presidente Gianni Michelli. Buonasera. Buonasera. Andrea Ferrari, capo del Dipartimento Toscana Centro. Buonasera. Buonasera. Con noi in questa prima parte della trasmissione anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, in collegamento da Palazzo Comunale. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi. Bene. Buonasera. Buonasera. Saluto Arianna Di Rubba come sempre in redazione, pronta a dare voce ai messaggi dei nostri telespettatori e dunque già da ora preparatevi a partecipare al dibattito. Arianna. Sì, buonasera Giancarlo, buonasera ai nostri ospiti e a tutti voi che ci seguite come sempre da casa. Potete quindi intervenire in diretta e fare le vostre domande ai nostri ospiti in studio mandandoci un messaggio sia SMS che WhatsApp al numero 331 188 8676 oppure ci trovate anche sui social network, quindi sia su Facebook alla pagina di TV Prato che su Twitter con l'hashtag Parliamoci Chiaro. Ancora ci potete mandare una mail a parliamocichiaro@tvprato.it, quindi vi aspetto. Bene, ovviamente Autolinee Toscane è l'azienda che si è aggiudicata la gara regionale, siamo arrivati a questo punto dopo una serie di anni anche di contenziosi legali. Noi ripercorriamo nei limiti ovviamente del possibile in pochi minuti in questa scheda cosa è successo e come siamo arrivati appunto al passaggio di consegne, all'entrata in attività di Autolinee Toscane che appunto dal 1 novembre gestisce il trasporto pubblico locale. Vediamo. Da quando nel lontano ottobre 2015 furono aperte le buste con l'offerta economica dei due partecipanti alla gara europea per la gestione del trasporto pubblico locale in Toscana, sono passati 6 anni e numerose sentenze della giustizia amministrativa. Una partita da 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio che è stata definitivamente vinta da Autolinee Toscane. A mettere la parola fine ad un lungo contenzioso e alla travagliata gara regionale è stato il Consiglio di Stato, che nel giugno di quest'anno ha respinto l'appello presentato da Mobit, il consorzio con l'azienda pratese CAP, come capofila contro l'aggiudicazione della gara ad Autolinee Toscane. La pronuncia ha consentito alla Regione di assegnare il servizio, aggiudicato per la prima volta nel 2016 dall'azienda che fa capo al colosso francese dei trasporti RATEPE. Un sorpasso che non è andato giù ai concorrenti del territorio pratese, che si sono detti subito pronti a dare battaglia, e così è stato. È una gara che non ha uguali in tutto il paese, vale molto, però è stata fatta bene, con correttezza. Il segno che ci sia lotta tra due grandi imprese è un segno positivo, però la lotta non può andare a detrimento del servizio. Adesso bisogna che anche queste guerre cessino, si facciano le offerte e vinca il migliore. Su quella prima aggiudicazione si instaurò una battaglia legale che nel 2019 aveva portato il Consiglio di Stato a riscontrare vizi in entrambi i piani economici finanziari a corredo delle offerte economiche di Mobit e Autolinee Toscane. La gara era stata tuttavia ritenuta valida e i due concorrenti erano stati invitati a ripresentare i loro piani economici finanziari. Nella riedizione parziale del procedimento, dopo aver valutato i nuovi PEF, nel 2019 la Regione aveva nuovamente aggiudicato ad Autolinee Toscane la concessione dei servizi, decisione che era stata confermata dal TAR, cui Mobit si era rivolta, per poi ricorrere al Consiglio di Stato, che a sua volta ha respinto l'appello. Bisogna sottolineare che non c'è mai stata neanche una sospensiva decretata da un tribunale amministrativo o il Consiglio di Stato, per cui noi nei fatti abbiamo perso 5 anni, 2016-2021, quindi di conseguenza siamo soddisfatti certamente della sentenza, ma un po' insoddisfatti, scontenti del tempo che si è perso. Che significa il tempo perso? Abbiamo fatto i conti che, tenuto conto della nostra offerta ad oggi, se fossimo entrati nelle attività nel 2016 ci sarebbero 1.350 autobus nuovi in Toscana. Su 3.000 autobus, quasi la metà.
Autolinee Toscana è entrata dunque ufficialmente in servizio il 1° novembre. A tutti i dipendenti degli ex gestori del TPL è stato garantito il passaggio alla nuova azienda con le stesse mansioni e retribuzioni. Per i passeggeri, almeno per i primi anni, non cambierà niente. Tratte e orari rimarranno i medesimi. Progressivamente cambierà la livrea dei veicoli. In realtà dentro sarà cambiato tutto. E per quanto riguarda Prato, il trasporto pubblico su gomma, dice addio alla cooperativa Autotrasporti Pratese. Presidente, comincio a lei, più che ovviamente soffermarci su quello che è stato ben riassunto dalla scheda, vorremmo guardare ovviamente avanti, no? a quello che sarà, e intanto, la prima domanda è d'obbligo, a quello che è stato l'impatto con questo vostro subentro nella gestione del TPL. Beh, insomma, è di per sé una bella sfida, di cui siamo consapevoli. Abbiamo però tutta la volontà di dare dimostrazione della capacità che ha il nostro gruppo di gestire situazioni così complesse, così importanti, così che ne abbiamo dato dimostrazione in varie parti del mondo, ma basta ricordare che RATP da sempre gestisce l'intera area metropolitana di Parigi, parte di Londra, quindi quel know-how, quelle esperienze, quella qualità che ci ha consentito di governare, diciamo, situazioni di trasporto così complesse, vogliamo trasportarla in Toscana, dove ci sono situazioni buone, ma ci sono anche situazioni che hanno bisogno di essere profondamente rinnovate. E abbiamo trovato situazioni, tratti discreti, altrati, diciamo, ricordo una per tutte, molti bus che erano calcolati come bus utilizzabili, in realtà un centinaio erano impraticabili. Per questo ci siamo impegnati, perché questo nostro primo obiettivo è stato quello di garantire comunque il servizio. Il primo obiettivo, al di là di tutte le strategie che poi faremo successivamente, era fare in modo che il cittadino, come dire, non fosse stravolto da questa esperienza. Mantenere le cose come stavano, fare in modo che questo potesse avvenire. Tramite il fatto ci siamo impegnati a noleggiare dei bus e a comprare dei bus subito. E abbiamo anticipato e stiamo anticipando l'acquisizione di circa 200 bus nuovi, cosa che dovevamo fare in un paio di anni, lo faremo tutto entro l'estate prossima, arriveranno 200 bus nuovi, in modo tale da garantire già un miglioramento della qualità complessiva di questo servizio. Poi ci sarà invece tutti gli altri elementi che riguarderanno la novità di essere un unico soggetto. Cioè, ecco, se le dovessi chiedere, poi ovviamente abbiamo tutto il tempo in trasmissione, certo, per approfondire nei dettagli, cosa cambierà concretamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni con il vostro subentro? Qual è l'obiettivo che avete? Beh, intanto il tempo dovrà passare, perché dobbiamo omogeneizzare 22 situazioni diverse, che sono 22 contratti sindacali diversi, sono 22 software diversi, 22 bilanci impostati in maniera diversa. Dobbiamo omogeneizzare intanto tutto questo, quindi sappiamo che è una partita a quale dobbiamo dare gambe solide intanto. Dopodiché, l'idea di fondo e il vantaggio di omogeneizzare è la capacità di elevare la qualità media del servizio, proprio perché siamo un'unica società e quindi vediamo la differenza delle diverse situazioni, tenderemo a alzare il livello medio, sia con investimenti sui bus, ma non solo, con una migliore organizzazione delle linee, con il fatto che useremo tanta tecnologia, molti dei nostri investimenti saranno in tecnologia, non solo di controllo, ma anche tecnologia di rapporto con i cittadini, quindi capacità di interloquire costantemente con i cittadini a bordo. Quindi fare in modo di dare alla Toscana un servizio del trasporto pubblico che sia davvero di gran livello europeo. Ecco, Sindaco, lo dicevamo in apertura, questo è un passaggio epocale, la prima esperienza tra l'altro in Italia, no, di un'unica azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma all'interno del territorio regionale. Quali sono le aspettative di una città come Prato, che ha vissuto, insomma, questi anni, anche l'abbiamo sentito nella scheda, insomma, anche con vari momenti anche di tensione, per una storia, quella di CAP, che durava e dura da oltre 70 anni? Beh, noi ci aspettiamo quello che il Presidente adesso accennò, il servizio pubblico di trasporto, diciamo, che noi vogliamo portare nel futuro, diciamo, nella nostra città, sia all'altezza della sfida. E ci aspetta una città che ha bisogno di trasporto pubblico.
di un trasporto pubblico capillare, ha bisogno di un trasporto pubblico che funzioni, ha bisogno di un trasporto pubblico che, diciamo, ci dia quelle risposte che ci eviti la città ingolfata, che ci eviti, ci dia la possibilità di utilizzare quelle, dire, o grandi opportunità di trasporto dolce, di mobilità pubblica, che sono, fanno parte del patrimonio delle città moderne e che noi vogliamo diventi patrimonio della nostra città. Noi, lo dico io come sindaco, siamo usciti dalla comfort zone, chiamiamola in questo modo, perché Cap per noi è sempre stato un punto di riferimento molto solido della città. Io, da dove mi trovo in questo momento, alla sede di Cap passavano, ci corrono 100-150 passi, non di più. Ed è chiaro che c'è stato un rapporto in cui abbiamo fatto le cose insieme, in cui abbiamo discusso, in cui abbiamo fatto delle richieste, abbiamo ottenuto delle risposte altre volte, però diciamo per noi Cap è sempre stato un solido punto di riferimento e il trasporto pubblico a Prato, pur con pecche, con situazioni da sistemare, con tutto da tutto migliorabile nella vita, ci mancherebbe altro, era però qualcosa che, su cui noi facevamo forte affidamento. Lo stesso chiediamo, ma siamo sicuri di poter contare, contiamo appunto di poter contare sullo stesso tipo di affidamento con la Collina Toscana. La capacità di relazione e poi di risposta, di problem solving, se vogliamo dire così, che diciamo è quello che ci ha preoccupato nel corso di questi mesi, io credo che sarà, immagino sia l'obiettivo di Toscana, lo stesso nel corso appunto del rapporto che si è aperto praticamente un paio di giorni fa e che porterà Fine Toscana a gestire per i prossimi 12 anni il trasporto pubblico non solo a Prato ma a tutta la nostra regione. Prego. Ci sono già i primi messaggi ai nostri telespettatori. Cialucia ci ha scritto, per esempio: mi piange il cuore sapere che piano piano spariranno le vecchie sigle, sono però convinta che i servizi miglioreranno, almeno spero. E poi c'è una domanda di Pietro che dice: grazie per l'opportunità, una città come Prato merita un trasporto pubblico da grande città, Autolinee Toscane istituirà il servizio di trasporto pubblico serale e notturno, chiede. Dice: purtroppo la sera è difficilissimo muoversi e se per sbaglio si esce tardi dal lavoro, si arriva tardi in stazione, c'è soltanto da sperare che qualche familiare ti venga a prendere. Ferrari, insomma, le aspettative sono tante alte, come stiamo sentendo già in questa prima parte di trasmissione, dal sindaco che spera di rientrare in questa comfort zone a cui faceva riferimento. Speriamo di essere all'altezza, ma insomma, è la nostra sfida, diciamo. E da chi chiede anche un'estensione del servizio, che in effetti è stato un limite per molti anni, no? Quello di non avere corse serali dopo una certa ora, insomma, ecco. Certamente. Allora, il ragionamento è che Autolinee Toscane ovviamente si deve porre come l'interlocutrice principale dell'amministrazione. Io ho avuto modo di incontrare il sindaco qualche giorno fa e ha mostrato una grande lungimiranza nel puntare sul trasporto pubblico anche come deterrente al traffico e come risposta efficace a una serie di istanze che stanno venendo fuori dalla cittadinanza. Non ultima quella del trasporto notturno, perché evidentemente è un qualcosa di particolarmente sentito e sulla quale noi dovremmo dare un certo tipo di risposta. La logica è stata quella di iniziare a fare il servizio in grande continuità rispetto a quello che era l'esistente, anche per non stravolgere le abitudini della nostra clientela. Già con la fine dell'anno dovremmo proporre alla Regione un piano di intervento sui servizi che verranno attivati con una tempistica predefinita dal contratto. È chiaro che adesso saremo impegnati nel raccogliere queste istanze e nel formalizzarle con un progetto ad hoc alla Regione. Ecco, il sindaco poco fa ha fatto riferimento, no, anche al tema del traffico e ne sappiamo qualcosa in questi giorni. A Prato se ne è discusso molto per i problemi che ci sono stati e che sempre più, insomma, viviamo. Il trasporto pubblico in questo può e deve avere un ruolo importante, evidente, no? Potenziarlo sarebbe un'occasione per risolvere problemi che poi dipendono anche da altro e ne parliamo fra poco col sindaco. Intanto volevo chiedere al presidente Bechelli
qual è la vostra visione di trasporto pubblico, come potenziare il servizio di trasporto pubblico in città, in realtà anche come la nostra, come quella pratese, che non hanno una rete viaria, ecco, così agevole per il trasporto pubblico e anche per i mezzi privati, insomma. Beh, guardi, ovviamente il problema è quello dell'approccio nel corso del tempo. Bisognerà valutare anche rispetto alle linee. Noi abbiamo un modo di ragionare a volte intorno al trasporto pubblico che è molto standardizzato, cioè dare risposte simili a situazioni differenti. Bisogna avere una maggiore capacità di dare risposte specifiche a problemi specifici. E in questo senso dimensionare anche la tipologia di mezzo che si adopera. Quindi bisogna essere con una visione più flessibile. Per questo, perché consente anche al cliente passeggero di sentirsi in quella comfort zone di cui parlava prima il sindaco. Cioè un mezzo adatto che ha anche le tecnologie adatte. E per di più ci aggiungerei anche il fatto, questo può sembrare una cosa legata, diciamo, alla moda anche del momento, ma un mezzo che ha anche le capacità di dare risposte ecologiche al tipo di situazione di inquinamento che c'è nelle nostre città. Non solo perché il mezzo pubblico lo fa di per sé, diciamo, un mezzo pubblico comunque sia è infinitamente meno inquinante del sistema pubblico, del sistema privato, ma anche perché oggi ci sono tecnologie che ci consentono di puntare molto. Io chiedo anche da questo punto di vista uno sforzo a tutte le comunità locali per indirizzare sempre di più il nostro lavoro intorno a forme di energia per i nostri mezzi che siano alternative a quelli attuali, quindi l'elettrico, ma non solo, penso all'idrogeno, cioè tecnologie che ci consentono davvero di dire emissioni zero nelle nostre città. Tutto questo è una cosa utile, ma anche dà il senso di più al cittadino a partecipare a una grande operazione di pulizia delle nostre città. Certo, è chiaro che il ricorso al trasporto pubblico, al mezzo pubblico, aumenta laddove il servizio è efficiente, laddove i bus arrivano puntuali, dove non rimangono ingolfati nel traffico. E per questo al sindaco Biffoni faccio una domanda anche in parte un po' provocatoria. Le dico, è chiaro che per incentivare il trasporto pubblico bisogna fare delle scelte anche ben precise, se vogliamo anche coraggiose, no? A Prato abbiamo l'esperienza della LAM e poi ne vorrei parlare con lei, anche con i nostri ospiti. Restringere però le strade, come qualcuno dice, no? Anche da parte dell'opposizione, allargando i marciapiedi, non rischia di aumentare la congestione, il traffico? Sì, no, l'esatto opposto. Oggi con ACI hanno presentato l'assessore Leoni e c'era il presidente Mazzoni il report di quelli che sono i risultati dei sinistri stradali nella nostra città, il risultato che tra l'altro era già stato dichiarato qualche settimana fa da una precedente, e questo quello è l'obiettivo, la sicurezza stradale, che è l'obiettivo principale, e i marciapiedi grandi e le ciclabili servono esattamente a favorire la mobilità dolce. In città si deve andare piano, e è chiaro che, diciamo, in alcuni casi, penso per esempio a quello di Viale della Repubblica, ma alla rotonda nuova Viale Borgo Valsugana, si registravano situazioni di pericolo soprattutto in Viale della Repubblica, proprio davanti al Buzzi. Era stata proprio la CAF a segnalarci situazioni di estrema difficoltà, di estremo pericolo, perché quella restrizione che adesso è della carreggiata prima era dei genitori in particolare, che parcheggiavano in quarta fila davanti all'entrata dei Buzzi, perché se no ci se ne scorda troppo rapidamente, mettendo a repentaglio, a rischio, i ragazzi che arrivavano e che uscivano da scuola, mettendo in difficoltà il bus che ripartiva. Allora, la strada va fatta per essere percorsa, ci mancherebbe altro, con ordine e con attenzione. L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile gli incidenti stradali sinistri. Se serve per il servizio pubblico avere i controflow, fare delle corsie preferenziali, eccetera, siamo pronti a fare tutte le scelte del mondo. Nel senso che la macchina deve essere usata, è un mezzo fondamentale per essere usato, ma se incentiviamo quelli che sono i trasporti per chi può, attraverso appunto le bici a piedi, i monopattini e tutto quello che è la capacità di sgravare il traffico, se organizziamo una modalità di trasporto pubblico appunto che è capillare, funzionante, con orari precisi, densa in alcuni orari, noi possiamo davvero provare a rivoluzionare
quelle sono strade che sono nate negli anni 50, 60, 70 per un'utenza completamente diversa e che adesso vedono più mezzi immatricolati che patenti in una città come la nostra. Questo è il punto vero. E allora qui o si prova a fare delle scelte anche certe volte che devono essere metabolizzate da tutti noi, perché anch'io sono utente della strada, ma tutti noi, o altrimenti tutti i miei discorsi sulle città verdi, sul rispetto dell'ambiente rischiano di rimanere. Ecco, però sindaco, come si fa a conciliare il tema che lei ha sottolineato della sicurezza stradale, della necessità di procedere ovviamente con cautela, e ci mancherebbe altro, con però il problema del traffico che inevitabilmente in certe ore di punta si forma, e con un trasporto pubblico ovviamente che, lo dicevo prima, per essere efficiente deve essere anche puntuale, se però poi rimane imbottigliato nel traffico, insomma, il problema è complesso, mi rendo conto, e dipende ovviamente anche da quella che è la rete che una città si trova a disposizione. Non è che possiamo inventarci strade o buttare giù le case per allargare, insomma, i viali. Poi sentiamo ovviamente anche... potremmo fare un lungo elenco. Ora, non è che oggi all'improvviso, perché mi sembra quasi che dopo il lockdown qualcuno si sia scordato quello che c'era prima. Io, sapete tutti come sto, nel senso che, grazie a lei, non è che soprattutto il lunedì mattina quando c'era il mercato e nel 2019 non ci passava nessuno e ora c'è la fila. La fila c'è sempre stata nell'area di punta. Poi succede, per esempio, è successo martedì una sorta di tempesta perfetta con due sinistri in due vie principali della nostra città, e poi c'è una serie di cantieri in questo momento. Perché c'è cantieri, sindaco? Perché anche qui siamo in ritardo su tanti cantieri, sono rimasti fermi negli anni precedenti, quello dove non si poteva lavorare per scelte, appunto, e allora tutti i sottoservizi che devono essere rinnovati, eccetera. Quindi effettivamente questo tema c'è, io me ne rendo conto. Però diciamo c'è un tema principale in questo momento che io credo che sia quello di mettere in sicurezza le strade della nostra città. Fare delle scelte anche difficili, perché non ne fai mai a cuore leggero, ma che provano a favorire una cultura dello spostamento quando e dove è possibile, il più rispettoso della città stessa. Chiaro, sindaco. Perché andare in macchina ci mancherebbe altro. La sfida che faremo anche nella Toscana passa anche attraverso questo tipo di scelte. Ecco, Ferrari. Mi fa dire una cosa, un appuntino veloce, per esperienza personale rispetto anche alle cose che diceva il sindaco. Mi è capitato, un mesetto fa, di vivere qualche giorno a Bruxelles, e ci sono ormai nel centro cittadino, le auto, compresi i tassi, hanno una velocità massima di 30 km all'ora. I primi giorni ero insofferente, devo dire, io stesso, perché è un problema d'abitudine, di mentalità. Mi sembrava una cosa... Star fermo. Poi invece dà un senso di vivere in modo diverso. Ma scorreva il traffico. Sì, ma beh, insomma, lì la situazione è diversa, c'hanno metropolitane, c'hanno un po' di tutto. Ma diciamo, c'è il fatto che bisogna per dire che si sta rivoluzionando le cose, e dobbiamo abituarci a essere aperti a una società e a un tipo di situazione anche di trasporto pubblico diverso da come l'abbiamo conosciuto, e deve essere certamente più efficiente, e il complesso del traffico e della mobilità deve rispondere a criteri al quale dobbiamo imparare ad abituarci. Ci vuole anche una rivoluzione culturale, sì, bravamente, che lei auspica. Ferrari, sì. Però appunto abbiamo sentito parlare, no, ovviamente di traffico, di sicurezza stradale, di corsie preferenziali laddove è possibile, perché no, a Prato, lo ricordo, esiste la LAM, la linea alta mobilità, è nata nel 2003 con l'allora assessore alla mobilità Massimo Carlesi, che è poi è stata in parte sviluppata, poi ridimensionata nel corso degli anni, adesso ci sono varie linee che sia urbane che extraurbane. Ecco, questa è una esperienza che può essere ripresa, ripotenziata, che fine, se lo chiedono anche in tanti, che fine faranno le LAM? Si continuerà su questa strada? Ci sono altri progetti? Sì, è un po' quello che dicevo prima, nel senso che sicuramente noi partiamo da una situazione, in particolar modo su Prato, già ben sviluppata, perché il concetto di LAM è un concetto che, detto con un acronimo inglese di BRT, sta un po' spopolando nel mondo ed è forse una delle soluzioni principali per garantire
un livello di efficienza e di efficacia del TPL di buon livello. Quindi noi sicuramente ripartiremo da questa esperienza che ha rappresentato anche un'eccellenza nel panorama toscano negli ultimi anni. È chiaro che il nostro impegno sarà quello di studiare, capire dove spingere, su cosa puntare in questo famoso progetto che stiamo provando a realizzare e che presenteremo in regione. Dunque pensare anche a un potenziamento, a nuove linee o a sviluppare quelle esistenti? Assolutamente, assolutamente. Il nostro impegno è chiaramente quello di offrire un servizio che sia quanto più efficace, ma anche con un maggiore appeal, perché come si diceva prima, la città è un qualcosa di vivo, le persone hanno la necessità di spostarsi, però dobbiamo proporre alla clientela una modalità alternativa rispetto all'uso del mezzo privato, perché altrimenti è un cane che si morde la coda. Ecco, Sindaco, a questo proposito, pochi mesi fa, no, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, il Comune ha presentato questo progetto di LAM elettrica che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale dovrebbe sostituire la LAM blu e quella arancione con nuovi tragitti, bus ogni 7 minuti. Ecco, questo è un progetto tuttora valido, ne avete già parlato con Autolinee Toscane, è una cosa che si potrà concretizzare? No, non siamo entrati così nello specifico, voglio dire la verità. Io ho avuto il piacere di ricevere appunto la dirigenza della Regione Toscana qualche giorno fa e insomma, abbiamo iniziato un primo confronto, ma diciamo su tanti temi, non siamo entrati così nello specifico. Era però quando parlavo delle comfort zone, del nostro lavoro che avevamo fatto, che stavamo facendo con TAP, intendevo anche questo, cioè nel senso il lavoro che nel corso del tempo stavamo sviluppando per sistemare quello che non andava, ma anche per provare a lavorare su nuove progettualità. La LAM elettrica, la linea di sostituzione dell'attuale mezzi LAM con i mezzi elettrici per provare appunto a dare risposte. Penso per esempio a via Santa Margherita, che è un po' una grande spina nel fianco in questo momento, dove in una piccola strada del centro storico passano centinaia di mezzi pubblici, e non solo, però anche pubblici al giorno, perché sono un tema da affrontare. L'avevamo impostato insieme a TAP, ovviamente sono sicuro ne potremo discutere e confrontarci insieme a Autolinee Toscane, perché quelli sono finanziamenti che ci sono, dovremo capire, in un contesto però che giustamente la Autolinee Toscane deve fare la sua valutazione complessiva, non è che possiamo mettere degli spot, dei pezzettini qua e là, c'è una valutazione più ampia, ci vorrà il tempo che ci vuole per fare la sua valutazione. In tutto questo ovviamente questa serie di progettualità sicuramente le riproporremo e le rimetteremo all'attenzione del nuovo gestore, esattamente come abbiamo fatto con CAP. Una LAM elettrica, ne parlava prima Presidente, no, della importanza di investire anche sui mezzi, sulla riconversione e il rinnovamento del parco mezzi. Qual è la situazione che avete ereditato a livello regionale e locale e quali investimenti sono previsti in tal senso? Noi abbiamo nel corso del tempo una mole di investimenti insomma, importanti, perché l'obiettivo di fondo è quello di fare in modo che il parco veicolare della Regione Toscana, del TPL Regione Toscana, che oggi è particolarmente obsoleto, devo dirlo con rammarico da toscano, diciamo, ha una media d'età intorno ai 12 anni, quando la media europea sta intorno ai 6-7 anni. Un obiettivo è quello intanto di ringiovanirlo, fare in modo di portare a questo livello nel corso degli anni il tempo di vita. L'altra è la verifica anche di nuove tipologie di alimentazione. Che una questione sta avvenendo, sentivo adesso questa, ma ce ne sono altre, probabilmente è una riflessione più generale che dovremo fare anche con la Regione, io credo, sì. Quindi fare in modo di non avere solo rapporti spezzettati con singoli comuni, ma anche perché poi il problema dell'acquisto dei mezzi è il minore dei problemi, è la gestione del nuovo che è un problema, la gestione del nuovo pensata alle batterie, alle ricariche, sono problemi complessi che vanno gestiti unitariamente e in un modo anche dal punto di vista economico che sia assolutamente vantaggioso. Ecco, Sindaco, so che ci deve lasciare perché ha un altro impegno. Prima di andare in pubblicità le faccio una domanda anche su un tema che poi riprenderemo sicuramente nel corso della
trasmissione della seconda parte, che so, insomma, è molto sentito, che è quello del trasporto scolastico, no? È chiaro che per quanto riguarda le scuole superiori la competenza è direttamente della provincia, però insomma ci sono anche tutte le scuole medie, non solo. Arriva il sindaco. E allora, trasporto scolastico, cosa chiede ai nuovi gestori? No, su questo, diciamo, su questo credo che, ora io non vorrei dire un'inesattezza, ma credo che su questo ci sia ancora un'attività di hub, che tra l'altro mi auguro appunto ci sia sempre una collaborazione la più forte possibile sul trasporto scolastico, almeno in questo momento. Penso che su questo tema, appunto, visto anche quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, va fatta una riflessione vera insieme alla provincia, ci mancherebbe che è competente per materia, però comunque alla fine insomma, la definizione dei percorsi deve riguardare tutti noi. Credo che su questo vada fatto uno sforzo. Penso per esempio alla proposta che c'è sul Polo di Reggiano, altro no, zona alta di tutte le mattine e dell'uscita dei ragazzi da scuola. Su cui c'era una proposta dei ragazzi per trasformare quello spazio in uno spazio diciamo quello antistante le scuole, le tre scuole presenti, in uno spazio dedicato al passaggio solamente dei mezzi pubblici. Lì per esempio si potrebbe fare un ragionamento, così come ovviamente va potenziato il servizio, perché anche questo è un grande tema. Si dice del traffico in un'ora di punta. Probabilmente il catalizzatore più significativo sono proprio le scuole, perché chi vive la città nei momenti in cui le scuole sono chiuse si rende conto benissimo che non è la stessa cosa anche nell'ora di punta, pur essendoci il traffico. Allora è chiaro, questo è un assunto abbastanza lapalissiano. Se tu potenzi, permetti ai ragazzi di muoversi con mezzi moderni, senza esagerati caos dentro l'autobus, con tempi rapidi e certi, col mezzo pubblico, forse tanti genitori evitano di guidare la macchina e portarli soprattutto in alcune zone sensibili della città. Penso per esempio al liceo Giovannini o al liceo San Niccolò, che sono in pieno centro storico. Ecco, lo dico perché secondo me appunto su questo un tema va fatto. Adesso garantiamo il servizio per l'annata in corso, perché ovviamente ci siamo presi degli impegni verso le famiglie ed è doveroso mantenere questo tipo di servizio. Fra l'altro, per i più piccini, devo dire la verità, è un servizio che ormai è abbastanza residuale in alcune zone della città, più distanti, più periferiche. Non è un servizio, credo, che coinvolga alla fine un 120-125 bambini, non un numero esagerato. Per quanto riguarda invece quelli più grandi, cioè quello delle superiori, sì, è vero, è competenza provinciale, ma insomma io penso che mettersi a sedere e fare un ragionamento di potenziamento serve davvero nell'ottica della città che vogliamo. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Ci vediamo prossimamente. Ci sono dei messaggi da casa, non so se su questo tema, Arianna, o su altri, comunque sì, leggici. Leggo appunto un paio di messaggi. Appunto c'era Annalisa che chiede più collegamenti con le zone più periferiche della città. Claudia invece dice: sono favorevole alle novità e al cambiamento, forse avevamo bisogno di un cambio di passo dopo tanti anni. Penso però che per prima cosa si debba rivedere la questione viabilità in città. E poi Fabio Nesti, il presidente del Comitato Provinciale Area Pratese, dice: credo che la perdita di CAP come gestore del trasporto pubblico pratese sia una sconfitta per la nostra identità e per la nostra forza come territorio capace di autogestirsi. Diventeremo sempre più dipendenti da altri, scrive, come se la storia non ci avesse insegnato abbastanza. Purtroppo questo è solo l'inizio, non vedremo più il nome di Prato sul bus e chissà in quali altri ambiti in futuro spariremo. Pensiamoci e preoccupiamoci, scrive. Ovviamente, visto, secondo me è una preoccupazione. Siamo nella Toscana dei campanili, dunque sì, ma che, insomma, comprensibili, siamo toscani e ci conosciamo. Però vorrei dire che bisogna anche abituarsi a pensare in un modo un po' diverso, nel senso che è vero che ci sono queste novità, ma il mondo è così. Francesi investono in Italia, gli italiani investono in Spagna, in Francia, in Germania. Ci sono situazioni nelle quali noi come le facciamo la parte inversa. Siamo in Europa, cioè il punto vero, soprattutto per noi, è capire che siamo davvero europei, il che non vuol dire affatto perdere le proprie identità, vuol dire avere un orizzonte più largo. Poi consentitemi di dirlo, è vero che noi siamo così territoriali, noi toscani, ma è vero che siamo quelli che abbiamo, se abbiamo qualche avuto
qualche non piccola funzione nella storia, perché siamo stati universalistici, perché siamo stati europeisti, perché abbiamo girato il mondo. I toscani erano dappertutto nel mondo durante il Rinascimento e hanno, come dire, insegnato all'Europa, noi, le nostre risorse, siamo andati a vivere là. Credo che bisogna avere una capacità di saper mantenere le proprie identità locali, ma all'altezza dei tempi moderni. Quindi non, anch'io insomma, avrei timore di una società che è tutta uguale, che tutte le cose sono... anche per questo, non a caso, abbiamo deciso noi di non fare una centralizzazione di tutta l'attività, ma l'abbiamo divisa in dipartimenti territoriali, quindi bene l'elemento di omogeneizzazione della qualità, ma poi è chiaro che tutti i territori hanno bisogno di risposte specifiche a temi specifici. E noi siamo organizzati anche per questo e abbiamo creato dei dipartimenti per cui il cittadino pratese potrà chiamare il dipartimento in cui è presente il direttore e avere risposte specifiche. Non dovrà andare a Firenze o avere da una entità... O avere una risposta standard. Una risposta standard. Quindi in realtà si tratta di vedere come si organizza il sistema della risposta, che non è solo una risposta telefonica, è una risposta di attività, di cose da fare. Insomma... Gestione unica non significa, per capire, standardizzata per tutta la Toscana. Magari il tema del trasporto pubblico, del trasporto scolastico, lo riprendiamo fra poco, anche perché nella seconda parte, fra poco, dopo la pausa pubblicitaria, avremo con noi anche il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, e dobbiamo parlare ovviamente anche di tutte le altre novità, biglietti unico, le file che abbiamo visto alla biglietteria nei primi giorni in Piazza della Stazione, qual è la situazione di oggi. Insomma, ci aspettiamo anche un po' di numeri sull'andamento di queste novità. E allora, restate con noi, pubblicità, e poi ci vediamo fra poco. Eccoci nuovamente insieme, salutiamo, come vi preannunciavo, il sindaco di Vaiano Primo Bosi in collegamento al Palazzo Comunale. Buonasera sindaco, in rappresentanza ovviamente dei sindaci, dell'Unione dei Sindaci della Val di Bisenzio, con il quale affronteremo ovviamente il tema del trasporto pubblico locale, che è molto sentito anche da comuni più piccoli che sono più distanti, no, dal capoluogo e dunque il problema, no, dei collegamenti, è un problema atavico questo. Intanto però vorremmo ripartire, lo dicevamo poc'anzi, da una delle novità principali, no? Biglietto unico dal primo di novembre, la necessità di rinnovare gli abbonamenti, la necessità di registrarsi sul portale, già attiva da settimane, e questo ovviamente non ha impedito che poi ci fossero dei problemi e che si formassero delle file, anche delle lunghe file, come è successo a Prato, in Piazza della Stazione, alla biglietteria di Piazza della Stazione, soprattutto nei primi giorni della settimana. Noi abbiamo raccolto un po' di voci da parte degli utenti che erano in fila. Ascoltiamo, vediamo cosa è successo e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Lei perché è qui stamattina? Per fare l'abbonamento. Io sono venuta il 31 e non me l'hanno fatto l'abbonamento. L'unica cosa che ti sanno rispondere, c'è un delirio ora, c'è un delirio. L'unica cosa è che c'è un computer solo. Ecco, io ho i fogli registrati, a me mi dovrebbero fare l'abbonamento e basta. Lei veda come sono in fila con gli altri. Lei la registrazione l'ha già fatta, però l'abbonamento lo vuole. La registrazione l'ho fatta, mi tocca fare la fila. Giustamente c'è persone anziane che non lo sapevano. Non si fa così trattare le persone in questa situazione. Anche voi siete in fila, a che ora siete arrivati? 2 ore fa. Voi che cosa avete bisogno di fare? Siete clienti abituali? Sì, abbonamento. Sì, già tutto pronto e via. Sì. Però farlo online, comprandolo... Non mi riesce, no, mia sola lattea io. C'è un telefonino sì, pimpi e basta. Non ce l'ho, davvero. Sta per salire sull'autobus, le fa un po' effetto che cambia il nome? No. No, perché tanto penso sarà la solita confusione di sempre. Che... Al nuovo gestore che chiede? Ecco, io chiederei un pochino più di velocità e di gentilezza. Ha fatto un po' effetto il cambio, insomma, non salire più sulla non mi sono della... ancora resa conto se è cambiato o no. Ho fatto tutte le regole, sono andata
a farmi fare l'abbonamento nuovo, ma non mi raccapezzo, perché le macchinette sono quelle vecchie. Ma credo che il problema sia più che altro infrastrutturale, più che di gestione delle linee. Quasi sempre è questo. Se mancano incentivi o ci sono delle manutenzioni straordinarie, è chiaro che il servizio rimane più o meno lo stesso. È un problema infrastrutturale, abbiamo sentito, ne abbiamo parlato fino a poco fa. Intanto però occupiamoci di quello che abbiamo visto. Cosa è successo nei primi giorni? Perché ci risulta che poi piano piano la situazione non si sta normalizzando. Perché si sono formate quelle file? Cosa è successo dal primo momento? Cosa è cambiato sostanzialmente? Perché per quanto riguarda biglietti e abbonamenti qualcosa è cambiato da subito. Sì, diciamo, tanto devo dire, abbiamo già comunicato, ci scusiamo per alcuni disservizi e certamente ci sono stati, è inutile nasconderlo, insomma, poi ci sono le sue motivazioni, certo. Però cittadino quando vede il disservizio, vede il disservizio, quindi ci dispiace anzi che la cosa sia cominciata con queste caratteristiche, ce ne scusiamo, perché vogliamo proprio evitarle queste cose. Devo dire che insieme a questo c'è la novità positiva riguardo il fatto che abbiamo avuto una quantità enorme di accessi al sito nostro di AT Ninetta Bus che ha avuto qualcosa come, o si può dire entro la fine settimana, 100.000, sì. 100.000 contatti per la registrazione. Perché era necessario registrarsi. È necessario registrarsi per fare l'abbonamento, sarà una volta sola, cioè nel corso di questi 9-11 anni sarà necessario una volta sola in realtà, non sarà ripetuta questa cosa. Perché occorre per noi identificare il cittadino soggetto al fatto che avrà un abbonamento che in realtà non sarà più il vecchio abbonamento, nel senso non ci sarà quella cosa cartaceo plastificata che ci mettevamo in tasca, perché basterà la carta sanitaria, basterà ovviamente pagare l'abbonamento ogni mese, ogni anno, a seconda quando uno sceglie la tipologia di abbonamento, e quello viene ricaricato immediatamente sulla tessera sanitaria, per cui basterà portarsi dietro la tessera sanitaria, la carta d'identità, come ovvio che questo sia, e il cittadino non ha bisogno di portarsi dietro nient'altro. Automaticamente verrà attribuita alla tessera sanitaria la funzione anche di documento di abbonamento. Quindi questa è una novità importante. Il biglietto sarà unico, nel senso che uno compra il biglietto a Prato, ma poi ci viaggia anche a Firenze, ci viaggia da qualunque parte della Toscana. Queste sono le novità importanti per il futuro. Ci sono state queste difficoltà perché ci sono venute sommando alcune cose, sia parte di quelli che avevano da chiarire il proprio biglietto, che fine faceva il biglietto di cui erano in possesso ed era un vecchio biglietto, che non era chiarissimo a tutti. Poi ci sono state il fatto che noi stessi probabilmente non abbiamo del tutto capito il fenomeno, perché pensavamo ci fosse un'affluenza, ma non così importante di queste proporzioni. Quindi in questo senso l'autocritica ce la facciamo perché ne fatti, diciamo. Abbiamo rafforzato subito, abbiamo quasi raddoppiato le persone per questo servizio, quasi immediatamente, tant'è che adesso la situazione è molto migliorata rispetto a prima. Potremmo riavere qualche picco a fine novembre con il rinnovo degli abbonamenti, ma ora siamo più preparati, diciamo, certo, così per quanto riguarda questo tipo di realtà. Quindi ci sono novità insieme a questi elementi di cui ci dispiace, ma ci sono anche novità importanti che riguardano appunto queste metodologie diverse con cui si può e si acquisirà anche i biglietti, perché i biglietti non c'è soltanto l'app con TabNet attraverso la quale si può acquisire il biglietto, ma ci saranno e metteremo svariate colonnine in varie parti della città, ci saranno un accordo con in futuro con i tabaccai, passeremo di fatto a un raddoppio dei posti in cui si può comprare biglietti, da 1.500 circa a 3.000. Faremo e abbiamo fatto anche accordi con le botteghe della sanità nelle piccole realtà che servono per fare l'abbonamento alle persone che hanno, come qualcuno diceva, qualche difficoltà a giostrare con il computer. Daranno una mano anche da questo punto di vista per fare in modo che tutti quelli che vogliono usufruire del servizio siano comunque registrati e abbiano domani una maggiore facilità di accesso allo stesso servizio. A proposito, Giancarlo, ci sono un po' di domande infatti proprio su abbonamenti e biglietti dai nostri telespettatori. Cioè, Serena chiede: come mai la scelta di mettere l'abbonamento sulla tessera sanitaria?
E invece Giulio dice: il mio abbonamento scade nel 2022, posso ancora usarlo? Devo chiedere il rimborso? E infine una domanda da parte di Luigi che chiede se i biglietti si possono acquistare anche a bordo dei mezzi e in caso dice spero non siano cari come erano in passato quelli acquistati sull'autobus. Ferrari, non so se vuole rispondere lei sinteticamente a queste tre domande. Tessera sanitaria perché? Ma la tessera sanitaria perché è un documento che tutti hanno e quindi ci sembrava più comodo e devo dire anche più ecologico, perché andare a raddoppiare banalmente l'utilizzo della carta per creare un supporto specifico quando ogni cittadino ha il proprio, la propria tessera sanitaria con sé, ci è sembrato anche dimostrare un'attenzione all'ambiente. L'abbonamento scade nel 2022 e ne può usufruire. Ecco, in questo caso c'è bisogno comunque di registrarsi fin da adesso? No, può utilizzare bene. Prima poi si registra, ovviamente, certo. Meglio è l'amico. Acquisto dei biglietti a bordo invece? Acquisto dei biglietti a bordo sarà regolamentato come lo era prima. E in molte realtà toscane ad oggi è inibito per questioni legate alla la limitazione del contagio Covid, non appena possibile sarà reintrodotto ovunque. Ecco, Sindaco Bosi, anche a lei, come abbiamo fatto con il primo cittadino di Prato Biffoni, le chiedo insomma con quali aspettative ha accolto questo passaggio epocale per il nostro territorio. Ma, le aspettative della Val di Mesenzio sono alte, perché noi in questo momento storico, anche dopo la pandemia, abbiamo un problema trasportistico non facile, non semplice da gestire, complesso, complicato. Abbiamo fatto dei PUMS a livello comunale, sia Vernio, Cantagallo che Vaiano, e dove stiamo ripensando al servizio di trasporto, andando in una logica diversa, in una logica di punto bus, un servizio più diretto, un servizio a chiamata, perché ci siamo resi conto che rispetto a prima, nel corso degli anni, questi 6 anni in cui la gara non ha avuto esito, in realtà è cambiato il mondo e cambiate anche le esigenze della nostra comunità. E oltretutto non possiamo accettare di vedere girare gli autobus non pieni. Spesso vuoto, con pochissime persone a bordo, segno e probabilmente ci dobbiamo domandare che questo meccanismo non sta funzionando perfettamente e va messo a punto dei correttivi. Ecco, l'occasione sarà quella prossima di poter ridiscutere e vedere insieme come tarare al meglio servizio in modo da eliminare alcune inefficienze che in questo momento sono evidenti. Poi noi siamo consapevoli, rappresentiamo un po' l'anello debole perché siamo una valle cui i servizi non la faccia più debole, quindi non economicamente convenienti per l'azienda, però noi abbiamo una comunità a cui dover dare delle risposte, a cui dover portare dei servizi. Cioè, oltretutto la Val di Bisenzio sconta anche altri problemi di trasporti, pensiamo a tutto il disagio creato dai lavori sulla direttissima, qui parliamo di trasporto su rotaia, i treni, insomma ecco, il problema dei collegamenti per la Val di Bisenzio è un problema centrale. È un problema importantissimo perché poi tutto poi si sposta su Prato, perché i 24.000 veicoli giornalieri che percorrono in due sensi la Val di Bisenzio poi vanno a impattare sulla situazione della città di Prato, per cui credo sia opportuno, quanto mai importante, riuscire a trovare un dialogo fattivo con i gestori. Noi fortunatamente dal 12 di dicembre, più o meno metà dicembre, finirà il periodo dei lavori sulla direttissima, torneremo regolari con i treni, però quest'anno ci ha dimostrato che c'è un po' da lavorare, ecco, anche sul cambiamento dei mezzi, perché poi il problema che noi dobbiamo affrontare quotidianamente è la carenza di mezzi di trasporto. Di ieri un problema alle scuole elementari di Vaiano con i ragazzi che hanno aspettato 50 minuti fuori l'arrivo di un autobus perché si è guastato. Rientra nella quotidianità, noi ci rendiamo conto che può succedere, può capitare, e però ecco, bisogna essere in grado anche magari di dare risposte pronte.
Presidente, ecco, il tema quello dei collegamenti con i comuni più decentrati, è un tema anche questo centrale da affrontare, che ovviamente non riguarda solo Baiano e gli altri comuni della Val di Bisenzio, che sarà sicuramente anche presente in molte altre zone della Toscana. Come lo si risolve? Perché chiaramente un'azienda deve fare i conti anche con l'aspetto, no, della sostenibilità del servizio. Se il bus non viene preso a sufficienza è chiaro che ha un costo e dopo un po' il servizio stesso non è sostenibile. Come si risolve? Qual è la vostra strategia in tal senso? In quale direzione pensate di muovermi per la Vallata e più in generale per gli altri comuni più decentrati? No, l'obiettivo che ci siamo dati, in questo in accordo anche con gli elementi legati alla gara regionale, era quello di fare in modo che, dicevo all'inizio, che il livello medio del servizio tenda ad elevarsi per tutti, quindi non ci siano zone che rimangono, come dire, in qualche modo periferiche. Poi sappiamo ci sono ovviamente situazioni diverse, ma non crediamo che, devo dire poi come si risolve, per esempio l'atteggiamento del sindaco che dice guardate che in alcuni momenti la cosa diventa, ci accorgiamo che è quasi inutile fatta in quel modo lì, mentre in un altro modo, certo. Mentre in un altro modo si può organizzare, anche perché nel ragionamento sui costi noi bisogna sempre stare a capire, bisogna capire una cosa, che ovviamente ci stiamo attentissimi ai costi, siamo una società che insomma, fa anche profitti, quindi sta attentissimo ovviamente ai costi, però i costi bisogna considerarli complessivamente, cioè quanto costa alla comunità il fatto che tu abbia migliaia di macchine che arrivano sul prato durante la giornata, quanto costa, perché alla fine costa, è un costo complessivo del pubblico e il pubblico deve valutare cosa è meglio fare da questo punto di vista. Quindi è vero che è un costo, come dire, collegare cose che sono, magari di minore, ma puoi pensare a mezzi, a metodologie che siano diverse rispetto a... È inutile magari mandare il grande bussone a fare... Ci possono essere, ripeto, il problema è la managerialità vera, cioè l'industrializzare il sistema, vuol dire togliere l'idea che tutto si deve essere trattato uguale, perché può convenire di più avere un mezzo meno importante e si adopera quello in quel caso lì, oppure si deve valutare i costi all'interno di un ragionamento complessivo di mobilità di un'area. Io credo che se si approccia così poi allora le questioni si trovano le soluzioni, perché è vero che a volte non ci troviamo, anche noi lo vediamo, situazioni in cui i bus sono, se mi vuole, succede anche con i treni, insomma, no? Sì, quindi è una cosa... Però se c'è questo tipo di atteggiamento anche da parte dei sindaci e delle comunità locali, è importantissimo. Dateci una mano a fare in modo che il servizio sia il più efficiente possibile. Perché noi, come dire, noi abbiamo dei parametri, dei numeri che guardiamo. Poi ci sono però le situazioni concrete, reali, le persone. Certo. E questo i sindaci più di tutti possono darci una mano a capire meglio la tipologia di situazione. Ecco, Sindaco Bosi, prima faceva riferimento ad esempio al pronto bus. È uno dei sistemi che possono essere adottati? Ma io credo fortemente nei servizi flessibili a chiamata, perché sono quei servizi che rispondono in modo efficace e diretto a quella che è una domanda di trasporto, no? E quindi la nostra capacità sarà quella di ritagliare sulle singole peculiarità il servizio più adatto. E mi sembra che il sindaco di Vaiano l'abbia esposto molto chiaramente questa esigenza. È inutile andare a proporre, offrire un servizio standardizzato con degli orari fissi che però non riceve nessuna domanda. Bisogna andare a intercettare la domanda quando è necessario e quando è opportuno. Ecco, ma come funziona il servizio del pronto bus? Tanto per capire, insomma... Ma, di una banalità quasi sconcertante, nel senso che l'utente prenota o tramite smartphone o tramite telefono, a seconda della tipologia che di software o comunque di servizio che l'azienda vorrà mettere su, e prenota il proprio viaggio, quindi è molto semplice, sarà abbinato ad altri utenti con i quali probabilmente effettuerà una parte di viaggio insieme, ma quindi avrà una sorta di viaggio tagliato solo sulla sua esigenza. E quindi è una risposta più che efficace, no? E non, soprattutto non si sprecano risorse, e, per dirla come diceva il sindaco, non si vedono gli autobus che
che girano vuoti, perché uno spreco... Si attiva al raggiungimento di un numero minimo di passeggeri oppure... Dipende dal modello che gli si vuole adottare. Bene, perché altrimenti far partire un autobus per una persona ovviamente sarebbe altrettanto uno spreco. A meno che non si faccia pagare il biglietto. È chiaro. Però tendenzialmente è un qualcosa più a domanda, bene, e non standard. Ecco, Sindaco, entrando nel concreto, poi ovviamente avrete modo di incontrarvi e di parlarne. Qual è il modello di trasporto pubblico a cui Vaiano e il resto della Vallata pensa? La proposta che voi avete? Sì, allora, in realtà è molto semplice. In questo momento noi abbiamo autobus che vanno nella stessa direzione del treno, per cui percorrono in maniera parallela la 325. Noi pensiamo che, stiamo preparando uno studio su questo, vogliamo dimostrare che in realtà il servizio del bus dovrebbe essere prevalentemente dalle stazioni verso le frazioni e in questa maniera riuscendo soprattutto in certi orari a diminuire il flusso di traffico sulla statale 325 e studiando anche il tipo di orario, vedere quali sono gli orari in cui magari incrementare il servizio e quello in cui invece probabilmente possiamo anche agire registrando un minore servizio. Poi un esempio, noi abbiamo a Vaiano un giro di Vaiano che mi parte una volta all'ora, ecco un giro di Vaiano che è assurdo perché non ci monta mai nessuno e è 5 anni che non sono riuscito a levarlo perché è bloccato da contratto, insomma è a poco senso, insomma vedere un autobus che gira a vuoto oltre che essere inquinante è controproducente. Il messaggio è chiaro, cioè di mettersi a un tavolo, vedere quello che non funziona e dirottare queste risorse, che poi sono risorse importanti, perché il bus in questo caso, come diceva il sindaco, c'è, però è vuoto e magari in altri momenti della giornata, faceva prima riferimento, no, al tema delle scuole, ce ne sarebbe bisogno e magari non c'è. Sì, no, ma su questo siamo perfettamente allineati, perché ovviamente è anche il nostro interesse di far girare gli autobus pieni, ok? Quindi le risorse che ci sono dobbiamo impiegarle bene e noi dobbiamo appoggiarci sulle amministrazioni perché chiaramente quelle che sono le esigenze loro le conoscono meglio di noi e sulla base di quelle che sono le esigenze della cittadinanza andare a ritagliare e articolare un servizio che sia effettivamente utile. Ecco, siamo quasi in chiusura ma abbiamo ancora un contributo da vedere insieme, lo dicevamo in apertura, insomma Prato CAP da oltre 70 anni, attiva, esce di scena dalla gestione del trasporto pubblico locale, continuerà a occuparsi di officine e turismo, come abbiamo sentito nei giorni scorsi, anche se il presidente della cooperativa Federico Toscano in questa intervista rilasciata a TV Prato si è detto possibilista su un ritorno in campo dell'azienda. Ascoltiamo le sue dichiarazioni e poi ne parliamo con gli ospiti. Stiamo lavorando, lavoreremo nei prossimi mesi, lavoreremo con tutti i nostri interlocutori, in particolar modo ovviamente con Autolinee Toscane, per cercare di raggiungere questo obiettivo. Questo è l'obiettivo principale della cooperativa, riportare il lavoro in cooperativa per i soci che vogliano continuare a lavorare in cooperativa. E insomma, 200 su 285 è sicuramente una cifra molto molto significativa che dà proprio il senso di appartenenza a questa realtà che è tutta ovviamente fratese soprattutto e di appartenenza ai territori. Quali margini lascia l'accordo con Autolinee Toscane per recuperare quote, soprattutto sul TPL? Questo è quello appunto che stiamo cercando di valutare insieme a Autolinee Toscane, perché in questo momento la loro offerta non consente di poter subconcedere servizio. Mentre fra 2 anni si apre questa importante, diciamo, forbice di quantità di chilometri che si possono riportare in cooperativa, che saranno appunto il tema principale per capire quanti potranno essere. Questo è l'obiettivo principale che abbiamo, quindi noi stiamo traguardando quello che è il termine temporale, diciamo 1° novembre 2023, che è, diciamo, il nostro obiettivo principale per quello che ci hanno chiesto soci. Quanti chilometri è possibile subappaltare a CAP secondo l'accordo con Autolinee Toscane? Allora, l'accordo
prevede, è un auspicio che non determina dei valori, ma determina il gradimento da parte di Autolinee Toscane che questo avvenga. Presidente Bechelli, la subconcessione è una strada percorribile e se sì, Autolinee Toscana intenderà percorrere questa strada? Noi non siamo contrari alle subconcessioni, tant'è che ne abbiamo fatte svariate, diciamo, questo tra Toscana. Perché in alcuni casi società del territorio, funzioni specifiche possono essere svolte anche meglio, quindi non abbiamo pregiudizi, diciamo. Il problema nasce semmai dal fatto che la nostra impressione è che sia complicato le subconcessioni, siano sempre più complicate, non più semplici. Anzi, stiamo discutendo con la regione per una interpretazione, perché tutto dipende poi in realtà dalla regione, più che dicevano la nostra volontà. Noi facciamo ragionamenti di utilità, ci abbiamo problemi da questo punto di vista. La regione dà un'interpretazione su queste subconcessioni che non consente un uso molto libero, diciamo, e già quelle che abbiamo realizzato sono in discussione, perlomeno per un pezzo, per un pezzo in discussione. Quindi si tratterà di capire un po' meglio questo quadro. Da parte nostra non ci sono mai state, devo dire, obiezioni da questo punto di vista. Va capito questo quadro e in questo quadro va inquadrato, insieme alla nostra volontà, quali sono però anche non tanto la volontà, ma le considerazioni che fa la Regione su questo punto. Dunque, scelte politico più legata alla normativa? Legata alla normativa. Non ho scelte, interpretazione della norma. Ecco, i rapporti con CAP quali sono? Ma il presidente Federico Toscano ha detto correttamente, CAP è un'interlocutrice, diciamo, privilegiata e l'accordo firmato ha espresso anche il gradimento di Autolinee nel momento in cui si apriranno gli spazi per fare dei ragionamenti sulle subconcessioni. Sicuramente CAP sarà il primo soggetto col quale Autolinee parlerà, perché correttamente, ripeto, come diceva Federico Toscano, il rapporto è un rapporto sano di interlocuzione fattiva, come appunto ha dimostrato l'accordo fatto per la manutenzione, per i servizi scuolabus e così via. Intanto, in attesa di capire appunto quali saranno gli scenari, il passaggio, no, dei dipendenti, se ne è parlato molto in questi anni, delle varie aziende che prima gestivano il trasporto pubblico locale a Autolinee Toscana è stato garantito per, mi corregga se sbaglio, la totalità o quasi, no, dei dipendenti. Sì, certo. 5.150. Sono passati a Autolinee Toscane. Noi siamo, da decine all'inizio, però abbiamo avuto la necessità di fare nuove assunzioni. In parte erano già interinali che lavoravano già nel servizio, ma abbiamo prolungato quel tipo di contratto. Ce ne saranno altre? Per adesso siamo intorno a centinaio di percento, quasi 140-150 persone. Quindi per adesso la risposta al momento è, diciamo, sufficiente. Diciamo. Però, diciamo, sottolineiamo il fatto che esordiamo con l'assunzione di 150 persone, ci fa, credo, non solo a noi particolarmente piacere, ma è anche una cosa che è in funzione del modo in cui noi concepiamo il servizio e il fatto che non vogliamo assolutamente abbassare la qualità del servizio, che ha due componenti, la componente del mezzo, ma soprattutto la componente della persona. Quindi non solo assumiamo, ma vi assicuriamo, saremo molto attenti a tutti gli elementi di formazione del personale. Sentivo una persona che si lamentava a volte di qualche maleducazione, che purtroppo succedono, ci sono ovviamente, non si può negare. Noi vogliamo invece proprio fare... Anche questo fa parte della qualità del servizio. Esattamente, non è soltanto un problema di carattere. Quindi fa capire a tutti i lavoratori, anche a tutti i lavoratori, che un rapporto positivo con il cliente è un rapporto positivo con il nostro dante causa, cioè quello per cui si sta lavorando. Ecco, Sindaco Bosi, siamo in chiusura, soddisfatto di queste prime risposte che arrivano da Autolinee Toscana, l'apertura a ragionare, insomma, su questa revisione del trasporto pubblico in territori complessi come quelli della Val di Bisenzio? Sì, io l'accolgo con piacere l'apertura che di stasera, non avevamo dubbi come sindaci della Val di Bisenzio.
diciamo, persone concrete, e abbiamo bisogno di mettersi a un tavolo e programmare insieme quelle azioni che consentano però di essere efficienti e efficaci nei confronti di un servizio che è necessario per tutta la nostra comunità. Arianna, come sempre, chiudiamo con i nostri telespettatori. Sì, ci sono alcuni messaggi mandati ai nostri telespettatori. Gabriella, per esempio, ci ha scritto: Prato non ha capito cosa ha perso, condivido in pieno queste parole perché sono pratese e mi sento pratese. La cappa era un gioiello, ora sono solo autobus, dice. Francesco dice: sono avvilito di come la politica sia stata così contenta di far cedere ad altri la cappa, nata nel primo dopoguerra, cresciuta bene a servizio di tutti, amministrata meglio. Abbiamo perso una parte di noi anche a livello finanziario e affettivo. Maurizio invece dice: ci voleva un cambio di passo, spero davvero che il servizio sia più efficiente e che risponda in maniera concreta alle esigenze di tutti noi cittadini. E infine Dalila: i cambiamenti spaventano sempre ma sono necessari, ci abitueremo presto e sicuramente ne apprezzeremo i vantaggi. Come sempre, come tutte le cose, punti di vista divergenti, starà a voi convincere. Ma, anche esatto, no? Bravo, volevo dire la stessa cosa, non rispondo nel merito perché le nostre risposte saranno le cose che faremo. E io chiudo dicendole e chiedendole: quando cominceremo a vedere la mano di Autolinee Toscane? Perché credo che cominceremo a accorgersi di una nuova qualità già a partire dall'inizio dell'estate prossima, sia perché avremo, diciamo, preso un po' meglio in mano la situazione, perché una cosa è avere delle idee, una cosa è entrare dentro una macchina così complessa, che vuol dire rapporti con le persone, con la macchina, quindi non si può fare tutto immediatamente, ma noi siamo determinati, ma siamo anche realisti, e quindi sappiamo che dobbiamo fare le cose con le persone che ci danno mano per farle. In questo senso, insieme a questo, insieme ai nuovi mezzi che arriveranno, a una maggiore, sempre più qualificata formazione, credo che cominceremo a sentire qualche cosa di veramente innovativo verso l'estate. E le livree, quando le vedremo, le nuove livree? Forse poco dopo, diciamo così. Poco dopo. Cioè, il primo livello è quello di incrementare il livello di servizio. A quel punto potremo dare anche un segnale visivo importante, perché ci deve essere la ciccia, no? Esattamente. E poi il resto la condiamo. Però prima dateci il tempo di... Vogliamo che si abbini il simbolo all'efficacia. Chiara la strategia. Io ringrazio il Presidente Bechelli, grazie davvero a tutti i nostri ospiti, Ferrari, ovviamente il Sindaco Primo Bosi. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Grazie Arianna, grazie. Ovviamente il ringraziamento più grande come sempre ai nostri telespettatori che ci seguono sempre numerosi e partecipano ai nostri dibattiti. Di nuovo... A voi tutti grazie, grazie a voi. Buonanotte e appuntamento come sempre fra 7 giorni alla stessa ora per una nuova puntata di Parliamoci Chiaro.